Ciao, sono Mirko di webenjoy.net e di magneptor.com e oggi ti voglio parlare di Mautic, che è una piattaforma open source per fare marketing automation. E probabilmente se già un po' del settore avrei sentito parlare di strumenti di email marketing, ok? E gli strumenti di email marketing non sono, per la verità, degli strumenti di marketing automation, anche se alcuni di questi strumenti sta cercando di andare nella direzione della marketing automation. Quindi sicuramente avrei sentito parlare di Aweber piuttosto che di MailChimp, e ad esempio soprattutto MailChimp è molto conosciuto, ma è uno strumento estremamente limitato. Ha una serie di difetti in MailChimp, che non sono soltanto relativi alla delivery dei messaggi, quindi al fatto che spesso questi messaggi possono arrivare a essere dentro un task di il tab delle promozioni di Google, bensì anche sul fatto che spesso le persone a cui tu mandi questi messaggi non ricevono la tua mail. E ovviamente nel momento in cui fai business questo diventa un grosso problema, perché come puoi immaginare, quando fai business hai bisogno che le cose siano efficaci e efficienti. Quindi qual è uno strumento e come si fa a scegliere uno strumento che sia effettivamente valido? Allora, in genere, ovviamente, in commercio le soluzioni che hanno un pricing un po' più elevato ti danno anche delle funzionalità maggiori. E poi c'è tutto un discorso a fare per quanto riguarda l'open source. Allora, inoltre, ok, quindi noi possiamo vedere e avere due tipologie di servizi. Un servizio che è definito in SaaS, Software as a Service, ok, quindi sono quei servizi che vengono dati in abbonamento. MailChimp, ad esempio, sotto i 2000, fine 2000 contatti è gratuito, ma poi diventa a pagamento. GetResponse è un altro software a pagamento, e così ce ne sono differenti. Allora, scusa che metto il silenzio, la modalità aereo. Allora, qual è una delle cose a cui stare attenti? Sicuramente devi stare attento nel momento in cui scegli un software che sia completo, ok? Quindi se vuoi fare effettivamente marketing automation, uno degli strumenti molto buoni è ActiveCampaign, che però, per quanto ho avuto modo di testare io, ho trovato alcuni problemi di delivery, ok? Quindi i messaggi non sempre andavano a buon fine. E c'è da dire un'altra cosa: quando ti viene proposto un software piuttosto di un altro, dovresti stare attento al fatto che questo software magari è in affiliazione, quindi chi te lo propone in realtà te lo propone perché nel momento che tu lo acquisti lui avrà diritto a delle commissioni ricorrenti, quindi a lui non gliene frega niente di darti o di suggerirti un software che è veramente valido. A lui gli interessa avere queste commissioni ricorrenti, perché su questo lui costruisce un flusso di cassa che gli permette ovviamente di monetizzare tutti i mesi, ok? Quindi è vivere effettivamente di rendita come tanti sognano. Ecco, oppure dall'altra parte, questi sono i software as a service, dall'altra parte possiamo avere i software open source. Tra questi ce n'è solo uno che è il primo software open source di marketing automation al mondo, si chiama Mautic, ok? E io è circa un anno che lo utilizzo ed è una cosa fenomenale perché
ti permette di fare delle cose. Ti dico che la mia esperienza è partita circa 10 anni fa con GetResponse, okay? Dove gestivo circa 10-15 mila utenti, poi sono passato sempre a gestire anche 50 mila utenti o anche di più sempre su queste piattaforme, poi ho visto ActiveCampaign, ho visto MailChimp, è il classico strumento che tu installi quando fai un sito per un cliente, vuoi fare un minimo di integrazione, quindi la newsletter, ok, gli dice ah, beh, ti metto anche la newsletter, però stiamo parlando di uno strumento che effettivamente non porta denaro, ok? Primo perché chi ragiona in piccolo di prendere questi strumenti gratuiti non ragiona anche con il concetto di iniziare a far monetizzare il prodotto, e poi perché ha effettivamente dei grossi limiti questo strumento. Ma Outtake invece è uno strumento che è gratis, cioè tu te lo puoi scaricare, te lo installi e puoi iniziare a mandare le mail attraverso diverse modalità. Ok, qui dentro siamo nella parte delle impostazioni di Outtake, ok, e in quest'area adesso io ho cambiato alcune informazioni ovviamente, e in quest'area io ho configurato il mio Outtake per mandare la posta attraverso Amazon, ok? Ma io ho deciso di utilizzare Amazon perché, come ti dicevo prima, mi permette di mandare via un sacco di mail a un delivery molto affidabile ed è molto economico. Ma tu puoi scegliere tanti altri servizi, ad esempio puoi usare Elastic Mail, Gmail, Mailjet, Mandrill, che poi è sempre casa MailChimp, voglio dire, quindi tu puoi anche mandare le mail sempre con lo stesso sistema, PHP Mail, Sendmail, insomma hai moltissime possibilità. Ecco, quindi non sei vincolato ad un provider solo, di fatto Outtake ti permette di scegliere con chi mandare la posta, e ovviamente tu poi ti farai i tuoi calcoli. Io ti consiglio Amazon perché è veramente valido. Ma tornando a noi, ora ti vorrei far vedere un'altra cosa. Eccola qua, ci siamo. Allora, qui ci sono alcune, adesso ti ho fatto vedere il discorso dei provider di posta personalizzabile, ma voglio dire, Outtake ha tantissimi altri vantaggi. Intanto è completamente gratuito, come abbiamo detto, perché è open source, quindi tu te lo puoi scaricare, tra l'altro proprio perché è open source te lo puoi estendere come cavolo ti pare a te, puoi fare quello che vuoi, anche fare delle funzionalità avanzate che gli altri sistemi si sognano ovviamente, e poi ovviamente siccome è un sistema open source c'è una comunità dietro che fortunatamente ne garantisce lo sviluppo, se no ovviamente sarebbe un progetto destinato a crollare. A quel punto ovviamente un sistema SaaS, software as a service, diventerebbe sicuramente meglio. Però qui la comunità è molto forte e dall'anno scorso è entrata anche una corporate che insomma ha ovviamente degli interessi a far sì che il progetto si sviluppi. Poi qui hai il pieno controllo dei dati. Cosa significa? Significa che diversamente dagli altri strumenti, da tutti i software in SaaS, dove puoi prendere solo una piccola parte dei dati, qui hai tutti i dati a tua disposizione, quindi anche quelli di sistema che normalmente non vedresti. Hai la possibilità di fare workflow avanzati e senza limiti, perché puoi ovviamente estendere le capacità del sistema. MailChimp e GetResponse non hanno la possibilità di fare dei workflow così
potenti e performanti come quelli di Mautic. E poi non si tratta solo di workflow per la marketing automation, cioè non si tratta solo di mandare una mail alla persona che ha fatto scattare un determinato trigger. No, io ho, ad esempio, avevo la necessità di normalizzare un database di contatti dove i dati delle province erano scritti su alcuni contatti in un modo e su altri in un altro, quindi da una parte c'è scritto per dire Parma e dall'altra parte c'è scritto PR per indicare sempre sullo stesso tipo di campo. Quindi pensa che avere dei dati di questo tipo diventa anche difficile poi lavorarli. Invece puoi creare delle azioni, basate su delle condizioni e a quel punto andare a fare degli aggiornamenti in automatico, e quindi capisci che in un attimo riesci a fare il lavoro che se no in un attimo, nel giro di un'oretta magari per impostare un po' il tutto, riesci però a sistemare il lavoro che magari in altre condizioni ti sarebbero serviti 2 o 3 giorni di lavoro, magari facendolo con Excel a mano e quindi producendo comunque degli errori. E poi hai la possibilità di tracciare i tuoi contatti. Cosa significa? Significa che tu hai un pixel, tipo quello di Facebook, che ti installi sul tuo sito, e nel momento che una persona passa, ovviamente l'hai iniziato a qualificare, hai la sua email, e questa persona inizia a navigare sul tuo sito, lascia delle tracce, vedi quali pagine sta vedendo, vedi quali click fa, quali azioni compie, e sulla base di queste azioni tu puoi fare altrettante azioni, come ad esempio inviare una mail piuttosto che fare altro. Ok, quindi per semplicità, una persona arriva sul tuo sito, va dentro una landing page dove tu hai un prodotto che vuoi vendere, e a questa persona qua gli puoi mandare subito una mail che dice: guarda, questo prodotto qua, proprio per te che sei qui e ora, anziché pagarlo 100 lo paghi 80, ok? Puoi fare una cosa di questo tipo, ovviamente devi averlo qualificato prima. Poi possibilità di contenuti dinamici. Contenuti dinamici, nel momento in cui tu hai profilato un tipo di pubblico, non so, da un lato hai sei un ristorante, da un lato sei riuscito a dividere chi ama la carne da chi ama il pesce, ok? Puoi creare comunque la stessa pagina per il cenone di Capodanno, e a chi ama il pesce gli puoi far vedere la foto ad esempio del menù con il pesce, e a chi ama la carne gli puoi far vedere la foto della grigliata con la carne. Quindi e anche ovviamente anche nel testo puoi creare il contenuto dinamico. Poi è la possibilità di gestire fasi e punti, che magari di questo ti parlerò in un'altra clip. Sostanzialmente è la possibilità di iniziare a profilare sempre di più quello che è l'utente, per poi cercare di andare a proporre o utilizzare un tipo di engagement che è più adatto per lui, ok? E infine sappi che Mautic non è solo email, ma è anche la possibilità di mandare SMS. Io mando SMS con Twilio, attualmente mi trovo bene, non mando SMS tutti i giorni, li mando in particolari occasioni, quindi li mando quando, ad esempio, ho necessità di dare un'informazione e voglio che questa persona veda l'informazione. Però tu puoi anche decidere di, non so, acquisire un custom field, quindi un campo personalizzato con la data di nascita del tuo lead, del tuo subscriber, e nel momento in cui avviene il compleanno e il giorno del compleanno di questa persona, tu gli puoi mandare un SMS con gli auguri. Ma, cioè, i casi sono infiniti, capito? Perché Mautic è una soluzione che, tra virgolette, come handicap, proprio perché è una piattaforma ampiamente personalizzabile, puoi farti quello che vuoi, e quindi di contro non hai delle cose già pronte. Devi farlo, cioè ti fai a seconda di quello che è il tuo
il tuo obiettivo, il tuo servizio. Ora, tu hai due possibilità di fronte, a mio avviso. Quella di continuare a utilizzare programmi come MailChimp, eccetera, eccetera, perché dici, ah, sono gratis, eccetera, eccetera, è ok, quello è un caso, ma a mio avviso, nel momento in cui devo scegliere, se adesso dovessi tornare indietro, io andrei direttamente su questo strumento, perché le potenzialità che ha questo strumento sono avanti anni luce rispetto a un MailChimp, rispetto a una Weber, rispetto a tutti questi altri software che ovviamente in alcuni casi vengono spacciati come fantastici, superiori, ma che in realtà sono molto indietro rispetto a Mautic. E quindi da qui hai due scelte: te lo prendi, te lo provi, te lo installi, te lo fai funzionare, oppure guarda qui sotto che c'è una sorpresa per te, c'è un videocorso realizzato da Antonio Lazzari, che è una persona estremamente esperta di Mautic, probabilmente uno dei tre più esperti in Italia, è partito 4 anni fa con lo studio di questo sistema, e quindi se non hai voglia di perderci tempo per giocarci, okay, puoi già partire e essere produttivo nel breve tempo possibile, sfruttando poi quello che è il tempo speso da Antonio. Bene, direi che è tutto, ok, è tutto per questa lezione, per questo clip, non per questa lezione, e ci aggiorniamo con il clip di domani. Ciao.